organizzate su funzioni locali pubblici è un tema che credo dobbiamo porci. Ci pensiamo, iniziamo nelle prossime settimane un percorso, ascolteremo tutti gli operatori, ascolteremo tutte le idee. È evidente che però non può funzionare il tema che ognuno scarica su qualcun altro il problema. Cioè abbiamo, c'è il problema delle slot nei locali pubblici, c'è il problema dell'eccesso di gratta e vinci, c'è il problema di come si regolamentano le scommesse, c'è il problema della pubblicità, ci sono tanti problemi che vanno affrontati se vogliamo fare. E poi soprattutto c'è soprattutto la regolamentazione ci serve anche per frenare il canale illegale che invece sta crescendo, ci dicono. Bisogna aumentare le sanzioni, le regole certe. Guardi, bisogna intanto aumentare i controlli, bisogna aumentare le verifiche sui capitali anche che entrano nel gioco privato, anche nelle concessionarie, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna fare norme antiriciclaggio molto stringenti, un po' di cose ci sono, bisogna costruire un'autorità che faccia tutte le verifiche che deve fare, perché il tema del gioco illegale è un tema che va e non si affronta con spinte proibizioniste. È vero che c'è un problema drammatico, comunque nelle dimensioni, drammatico, che riguarda patologie legate al gioco. E questa è la prima questione che abbiamo di fronte, però non è con un paraproibizionismo che risolviamo il problema, perché questo alimenterebbe solo il gioco illegale. Il problema del tutto, il problema è che i controlli ci sono, ma le forze di polizia, poi il tribunale disse questo, perché la norma non è chiara, fanno i controlli, sequestrano e addirittura poi denunciano gli operatori di polizia perché hanno sequestrato gli operatori. Serve una norma chiara, che dia trasparenza al settore, che poi sente contrastare meglio le illegalità. Oggi per sequestrare un totem non trovano il fatto che cambia soldi totem, con 1000 euro poi se ne esplode fuori, 1000 euro tutto così, poi esplode fuori, questa cosa. Sapendo che io credo che voi facciate bene investire un po' di più sull'intrattenimento, perché io penso che nei prossimi anni, nei prossimi anni complessivamente il gioco d'azzardo diminuirà in tutti i settori. Dateci anche la possibilità di poterlo fare, che arriva ad oggi, se noi vogliamo